noi intendiamo come Comune di Cornassio lanciare una operazione che riguarda il forte di Bellarasco di Nava, che è una proprietà del comune, a costi un euro, dico, al mese, 12 euro all'anno di affitto, per un intervento di, con capacità turistiche, ricreative e promozionali di tutti i nostri prodotti. Pensate che un'area di quasi 2000 metri quadrati, qualcosa di importante. Ci rivolgeremo agli imprenditori, quelli che ci sono locali, del settore ed altri. Dopodiché siamo pronti anche ad un bando nazionale che riguarda la materia e cercheremo delle risposte per vedere se riusciremo a portare avanti questa iniziativa. Cornassio è, direi, la capitale, la casa madre, è il luogo dove è nato il doc di Cornassio, Ormeasco di Cornassio, e che vogliamo mantenere e che desideriamo riproporre per la sua qualità nel futuro. Per fare questo, insieme all'Ormeasco, desideriamo portare avanti anche un discorso relativo ad altri prodotti, che sono il miele e che sono i formaggi. Siamo molto attaccati a quella che è la nostra identità. Bisogna anche pensare a creare un'area tipo il Piemonte, tipo le Langhe, dove ci sono, c'è il castello Grinzane di Cavour, dove ci sono, ogni paese ha la sua storia, ha la sua vita, e quindi si va volentieri per apprezzare una località e un'altra località. Si celebra la festa dell'uva, appuntamento storico dell'Ormeasco, che è un appuntamento datato ma sempre, come dire, all'avanguardia per quello che sono le tecnologie di lavorazione e la valorizzazione del prodotto. Credo che si debba trovare una sinergia con l'intero territorio per dare sempre più voce ai produttori e valorizzazione dell'Ormeasco, che è naturalmente un prodotto d'eccellenza estremamente riconosciuto, ma credo che vada sempre più vissuto nell'immaginario collettivo dei consumatori e dei ristoratori. Intanto volevo, come dire, sottolineare l'impegno dell'Associazione Nazionale Città del Vino, che è quella di promuovere non soltanto l'alta qualità dei vini, ma legare il vino al territorio, quindi il vino che diventa ambasciatore di un territorio. E noi fortunatamente abbiamo dei territori che esprimono delle ricchezze dal punto di vista culturale, tradizionale, turistico, e il vino diventa il suo ambasciatore, quello che lo fa conoscere in giro per il mondo. E l'Ormeasco, che è un vitigno tipico di questo territorio, ci fa scoprire, e lo fa scoprire soprattutto ai turisti di tutto il mondo, un territorio particolare che unisce il mare alla montagna, che unisce il mare alle Alpi, quindi qualche cosa di unico, così come lo è il vino.